Il giovedì night è Polvere di Stelle, nuova puntata del nostro amato format, uno dei più seguiti in Campania. Ringraziamo i nostri telespettatori per il vostro affetto. Franco Pidanello, numeri da capogiro per questa edizione di Polvere di Stelle. Finalmente si torna a parlare di calcio quasi alla normalità nella sua completezza. Che ne dici, Franco, di questi grandi numeri e che ne dici di questo campionato che promette scintille in questo rush finale? Buonasera. Buonasera a te, buonasera ai nostri telespettatori e ai nostri ospiti. Sì, indubbiamente ringraziamo per averci scelto. Io lo dico in duplice veste perché anche con la mia trasmissione su SerpiV i numeri sono veramente elevati. Evidentemente la gente sceglie, non è presunzione, la qualità e quindi ci segue. Ma al di là di tutto questo, diciamo che il campionato di eccellenza Girone A sta vivendo un momento entusiasmante, un momento dove le avellinesi per certi aspetti la fanno da padrona, nel senso fatta per la squadra del Palmese che purtroppo ha preso il largo, ma Cervinara che ha recuperato nella gara di ieri, ha vinto in quel di Bolla contro la Virtus Campania, sicuramente una gara importantissima quella fatta da Cervinara, quindi Cervinara, Grotta, Lioni, Virtus Avellino e Montemiletto, a mio parere, sono squadre che sono alla pari e possono duellare tranquillamente con la Cerrana in primis, ma anche con la Palmese. È vero che oggi ha 6 punti sul Cervinara, però non è un discorso chiuso come si credeva forse lunedì, però bisogna vedere. Ora siamo nel rush finale, gli incontri e fraticiti sono alle porte, quindi sicuramente sarà bello da assistere e bello da vedere. Ma questo sì, Franco, anche se tra un po' la nostra regia ci mostrerà la classifica di eccellenza, la Cerrana di Mister Di Buono sta perdendo tantissimi colpi, Franco, vediamo la classifica. Sì, diciamo che la Cerrana è in crisi perché nelle ultime 3 gare ha simulato solo un pari, un punto, e ha perso 2 partite importanti tra le mura amiche oltretutto, quindi è domenica va a Palma, quindi diciamo che è il crocevia, o si vince o si abdica a mio parere. Però diciamo che è un campionato dove le sorprese sono dietro la porta ogni giorno, perché la recenza fatta, e ieri ho avuto la testimonianza della Virtus Campania, che a mio parere l'ho vista messa molto male, in tutta sincerità. Mister Liquidato era una garanzia, oggi non hanno quella garanzia. Mister Di Michele è un ottimo allenatore, però la squadra si vede che è in frantumi, una squadra disgregata, una squadra che non ha precisi obiettivi. Ieri il Cervinara l'ha annettato dopo 20 minuti iniziali, dove c'è stata la Virtus Campania, più che altro l'aveva messo sull'agonismo, sulla rissa, ha stato in vantaggio per uno sbaglione difensivo, poi alla fine il Cervinara ha dilagato, ma ha dilagato nel vero senso della parola, perché i gol potevano essere tanti. Alla fine, ripeto, ho visto una brutta squadra, se ne è accorto anche il pubblico di casa che ha iniziato una protesta, sì, no, al di là del fischiare, gli ha detto delle parole bruttissime, tipo vergognatevi, non siete degni della maglia, è stato brutto sentire delle cose, ma giocatori importanti non hanno dato nulla per la causa, e alla fine diciamo che Avino in porta è stato impallinato e ha fatto solo da spettatore, nulla poteva, perché un portiere del genere sicuramente quando si arriva tu per tu nulla può. Alla fine io dico che delle squadre di bassa classifica la Virtus Campania la vedo messa male. Franco, noi stiamo per avere in linea il nostro amico il patron del Grotta, Mauro Piccolo, che si sta collegando con noi. Ringraziamo anche il Grotta per averci concesso il patron giallo-rosso. Grotta che dopo il blitz di Acerra invece e la vittoria con la Palmese, 6 punti con le big del campionato, si è rilanciato alla grande. Ma io non avevo dubbi da questo punto di vista, anche perché io conosco bene Andrea Ceramella, che
al di là di mister, abbiamo giocato insieme, è un amico, spesso ci vediamo, tanto è vero che con lui avevo messo una scommessa, gli avevo già preannunciato, ma non perché faccio il mago, perché ne so più degli altri, però secondo me con la squadra che ha il Grotta, a cui mancano delle pedine per la panchina, perché è una squadra che ha una panchina corta per tante vicissitudini, è una delle squadre che deve lottare per i playoff, lo deve fare perché ha una buona società, ha un ottimo tecnico, ha degli ottimi giocatori, una piazza importante con i calciatori di tutto spessore, un tifo, anche se non come gli anni scorsi, ma sempre presente allo stadio. A mio parere gli ingredienti ci sono tutti. Intanto qui il gol di Arciello Franco, stiamo vedendo in sovraimpressione quelli del Grotta ad Acerra, gol delle vedove di Aquino, questo è quello di Aquino nella ripresa, hanno protestato per un fuorigioco i calciatori della Cerrana, che non c'è perché era sulla linea il numero 5 dei Granata. Grotta che ha vinto una bella partita e quindi stiamo aspettando anche di commentarla insieme al massimo dirigente grottese. Questo è gol di Delle Vedove del primo tempo. Franco invece per la lotta alla salvezza, la bagarre salvezza delle Irpine, Città di Avellino in piena corsa dopo il bel pareggio contro la Virtus, però Virtus che a sua volta deve recriminare perché ha sprecato la chance di portare a casa l'intera posta in palio in superiorità numerica, anzi doppia, perché poi sono stati espulsi Tirri e D'Argenio, anche se nel recupero D'Argenio, Virtus che si ferma al Rocca, però sabato in casa ha un big match con il Lioni che forse Franco è all'ultima chiamata playoff. Ma diciamo che il Lioni è una squadra che può tutto, a mio parere può tutto, può sia suicidarsi che vincere le gare con una certa facilità. È una gara bellissima quella con la Virtus Avellino, perché sono due squadre che giocano un buon calcio. Nell'ultima gara da sottolineare che a mio parere la squadra dei mister Ferullo e del presidente Salzarulo è stata defraudata dall'arbitro, onestà del vero, quando c'è da dire delle cose veritiere c'è da dire. Il Mons Militum gioca un ottimo calcio, un'ottima squadra, però l'arbitro ci ha messo il suo in determinate circostanze, cosa che non amiamo dire del Lions Mons Militum, che contro la Palmese in casa nel recupero aveva anche essere da recriminare proprio per un arbitraggio non proprio all'altezza. Gli arbitri ci stanno, sbagliano e non sono all'altezza della situazione, cosa però che ieri nella gara con il Cervinara lì ho visto un buon arbitro che ha saputo tenere in pugno la gara e ha dato tante ammonizioni. Ho visto gli occhi, parlavi di Arciello, io ho visto Arciello, ma ho visto anche l'unico giocatore che è subentrato e che si è messo in mostra, Ventola. Io non so come sia partito dalla panchina, però diciamo Ventola, che io lo conosco bene perché era Città di Avellino, Franco, sì, no, ma Ventola è un giocatore, ha giocato con l'Avellino, è uno che ha un passato importante, ha giocato bene, diciamo che ha cercato di riparare i danni, di fare quanto meno danni possibile. Però dall'altra parte Arciello lo sappiamo benissimo, un giocatore che ha delle caratteristiche che poteva arrivare molto ma molto più in alto. Poi si sa, i giocatori perdono la chance giusta. Però Franco, ti fermo perché abbiamo Mauro Piccolo, il nostro presidente patron del Grotta. Mauro, ci sei? Buonasera. Finalmente sei come il Papa, ti abbiamo aspettato 10 minuti, però l'attesa aumenta il desiderio, si dice nella vita. Siamo contentissimi di averti, perché il Grotta, Mauro, noi vogliamo sempre il meglio per Povere di Stelle, perché io sono un pignolo sugli ospiti, devo avere il meglio, e il Grotta è la squadra del momento. Grazie per il meglio, però facciamo il possibile, quello che possiamo. Sì, sta andando bene, fortunatamente dopo un inizio diciamo fatto con fretta, perché abbiamo fatto delle scelte diciamo veloci, perché eravamo in forte ritardo, che venivamo comunque da uno stop durato un po' di tempo, in quanto quello che era successo l'anno prima con la pandemia. E quindi sì, poi alla fine a dicembre abbiamo rimesso a posto un po'. Mauro, secco e conciso, Grotta, obiettivo playoff è quello che la società vuole, la post season. Sarebbe un fallimento non raggiungerli? Proprio domanda secca. No, ma guarda, la cosa
che noi ci ha caratterizzato è che siamo stati sempre diretti e concreti, nel senso che abbiamo sempre saputo quello che volevamo. Quindi anche all'inizio campionato, da nord del vero, c'eravamo fissati l'obiettivo quantomeno del quinto posto. Quindi anche adesso è ancora questo, non ci siamo ridimensionati come idee, come mentalità, abbiamo fatto dei grandi sforzi cambiando tutto l'organico, tutta la squadra, però adesso siamo ancora più convinti. Franco Pitaniello, il Grotta vince e convince, battuto con un gran gol della Palmese e poi ha steso 2-0 la Cerrana, non ha subito gol, cinico e concreto, ecco 0-2 da Cerra, forse il coraggio Palmese 0-2, Staviano che batte il Pomigliano, il Cervinare invece che ribalta l'Ottaviano, poi c'è stato il recupero di Virtus Campania 2-4, 1-2 del Monte Mileto, 2-2 il derby di Città di Avellino a Roca, io c'ero, bellissima partita, 1-1 Ariano, Virtus Campania, con la Virtus che ha sbagliato anche un calcio di rigore al 90esimo con Rinaldi. Franco, dicevamo, Grotta, cinico e concreto, segnano un po' tutti, Cataruzzolo, Aquino, Caio, Della Valle, davvero l'organico di mister Ciaramella adesso possiamo dirlo, definirlo a 5 stelle? Ma diciamo, come dicevo prima, il padron non mi ascoltava, però lo ribadisco, un organico nei primi 11 di prima classe, però manca qualcosa nella panchina lunga. Il presidente, il padron può dirmi se ciò corrisponde a verità, perché io credo che hanno fatto dei grandi sacrifici, oltretutto sono andati via 12-13 giocatori, ne hanno potuti rimpiazzare 10-11, qualche giocatore è dovuto tornare in patria per problemi, quindi diciamo che mister Ciaramella aveva le idee ben chiare, però qualche giocatore è venuto meno, alla fine qualcuno si è accasato in Serie D. Padron, Mapro, io dico la padron è un brutto termine. Posso confermare, perché è così, il detto dice che quello che non ti ammazza ti fortifica. Abbiamo avuto comunque dei grossi problemi quando abbiamo deciso di cambiare tutto l'organico, e quindi poi fare una squadra completa e competitiva è sempre più difficile. Quindi abbiamo puntato quantomeno a trovare dei giocatori importanti che potessero comunque entrare in campo e fare il giusto gioco che comunque chiedeva il mister. Però allungare la rosa così tanto ci è stato difficile, ma soprattutto a livello numerico, trovare i giocatori, perché i giocatori erano un po' tutti accasati, trovare quelli che facevano a casa nostra anche per gli obiettivi. Quindi è anche vero che la rosa non è competitiva per quella che potrebbe essere, però questi ragazzi sono veramente fortissimi, hanno una volontà, una voglia di fare che mi contraddistingue, e quindi credo in loro. Presidente, patron, avete preso Vasta dal Città di Avellino, l'ex Luigi Vasta? Con me ce l'ha? Sì. No, per adesso non abbiamo preso niente, la rosa è quella che avevamo fino al giorno della Città. Ah, avevo visto contro la Palmese anche Vasta in campo, non era quello che giocava al Città di Avellino? Contro la Palmese? Sì. Ah sì, certo. Pensavo un altro giocatore. No, Luigi Vasta, ho avuto modo di conoscerlo a Città di Avellino quando andava a fare le cronache della gara della scuola di Sgambati, davvero un 2002, secondo me, Mauro, forte. È anche una discreta personalità Luigi Vasta, è stato un buon colpo messo a segno da Meola, secondo me. Certo, veramente un ragazzo con grosse prospettive, veramente abbiamo preso degli under fortissimi, sì, vero. E anche Pitaniero lo conosce perché l'anno scorso era a Cervinara, Luigi Vasta. Capitolo prossimo turno, grazie alla grandissima Emma Bonagura, che ci tuffiamo nel prossimo turno. Monte Mileto Cervinara, che match, Franco ci darà in diretta al Fina, grande Grotta Città di Avellino, seguirà anche questa, poi Pomigliano Forza e Coraggio, Virtus Lioni, Palmese a Cerrana, Virtus Campania Saviano, Ottaviano a Cadia, Franco, Monte Mileto, Venticano e Grotta, che campi, che partite sabato. Ma io dico che tutte le giornate da oggi e da questa a partire sono interessanti, perché ci sono degli scontri che interessano tutti. Basta pensare, ti dico solo il cammino a Cervinara, che è quello che mi sale agli occhi perché l'ho studiato l'altro giorno. Cervinara va a Monte Mileto, ospita in casa la Virtus Avellino, va in casa del Grotta ed ospita la Palmese e poi va a Lioni.
ti ho detto tutto, quindi immagina le prossime 5 gare cosa saranno. Però indipendentemente da ciò, io dico che le squadre avellinesi, nonostante abbiano difficoltà per il bacino di utenza, sono squadre che fatte dai presidenti con grande amore e sacrificio. Mauro Piccoli, Fabbricatore, Salzarulo, Cervinara Magnotta, senza spese folli, perché le spese che andiamo a vedere folli degli altri gironi qua non esistono. Non ce ne sono. Forse no. La Palmese ha queste spese, però le restanti squadre non hanno queste spese. Anzi, molte hanno ridimensionato un pochino il tutto. È bello da vedere, ci stiamo divertendo, ci divertiremo. Tu mi dicevi prima dove sarai sui campi. Io cerco di andare un pochino dappertutto. Sei un grande. Il mio obiettivo è quello di portare il calcio dilettantistico in Campania. Ci stiamo riuscendo con una piccola realtà con lei, Usa TV, e anche con la nostra consociata che siete voi. Però logicamente bisogna vedere con tante altre cose. Sicuramente penso tra Grotta, Vendicane e Montemiletto, sicuramente saremo, se non tutte e tre, in due dei tre, ma penso in tutte e tre. User TV davvero sempre sul pezzo, insieme a Sport Channel cercano di offrire a tutti gli amici del calcio dilettante la giusta qualità e quantità di informazioni. Io voglio salutare Franco Lippiello, Carol Violante che ci seguono sempre, Alberto Belfiore del Bellizzi, società avellinese che domenica giocherà con il Solofra al Rocca di Avellino nel big match, ma gli ultimi step in eccellenza per poi passare in promozione. Mauro Piccolo arriva alla città di Avellino, che partita ti aspetti? E poi, se posso chiederti, ma il feeling con gli Ultras è ritornato? Non perché ci sono state divergenze per il fatto del Covid, i tifosi sono tornati allo stadio, o non c'è il gruppo organizzato del regime? Allora, per quanto riguarda la partita, ci crediamo, siamo convinti delle nostre possibilità e delle nostre capacità. Sicuramente sarà una partita difficile, molto difficile, sono convinto che sarà più difficile di quelle che abbiamo già giocato. Quindi saremo attenti e ce la metteremo tutta. Abbiamo parlato ieri con i ragazzi stanno bene, sono a posto, noi mentalmente a posto, quindi noi ci crediamo, abbiamo ritrovato un buon gruppo intorno alla squadra, siamo un gruppo di amici che ci stiamo divertendo finalmente. Per quanto concerne la tifoseria, purtroppo loro hanno fatto una scelta di inizio campionato, una scelta detta da loro, dovuta dal Covid, che non avrebbero fatto parte al tipo organizzato, che non si sarebbero organizzati a seguire la squadra come l'hanno sempre fatto nel passato. Quindi noi abbiamo accettato senza problemi questa cosa, perché quindi noi la squadra la facciamo per tutti, non solo per il tipo organizzato, la squadra è per il paese, anche se ahimè molto spesso ci abbandona e non risponde alla chiamata. Però va bene così. Però il pubblico c'è a Grotta, Mauro, Non ho capito? Però il pubblico segue la squadra, cioè io vedo che una tribuna non è proprio vuota. Ah no, le vuote segue, sì, però la maggior parte diciamo che è dei paesi limitrofi, quindi abbiamo creato anche qualcosa di bello con i paesi limitrofi, che secondo me è qualcosa di importante, perché crescere insieme ad altre comunità che ci circondano è la cosa più bella. Però sì, è anche vero che non c'era entusiasmo all'inizio, la squadra non andava bene, non rispondeva a quelle che erano le nostre idee, il nostro blasone. Grottaminata sempre avuto delle squadre importanti e quindi noi abbiamo fatto sempre sacrifici per far sì che fossero importanti. Mauro, ma un domani in testa c'è l'obiettivo di andare in Serie D, perché Grotta può ambire a questo traguardo? Allora, ecco, come ti dicevo prima, Grotta può andare in Serie D e può ambire a questo traguardo senza problemi, però ha bisogno di altre comunità del limitrofi che ci stanno vicino, dei paesi che possono sostenere anche questo progetto. Solo Grottaminarda non ce la fa, non è ancora mentalizzato a sostenere una squadra di calcio in Serie D.
Però l'obiettivo comunque un domani è che la dirigenza composta da più soci è quello di approdare nella Serie A dei dilettanti nazionali, e noi speriamo che l'Irpinia torni a calcare i campi della D, perché dopo il San Tommaso, dopo tantissimi anni che non c'eravamo più, le ultime società sono state il Solofra e l'Ariano, si spera che un domani l'Irpinia possa ritornare in D, perché davvero c'è appunto un altro calcio, si respira il network nazionale. L'Irpinia merita poi, a mio avviso, la quarta serie. Detto questo, andiamo in promozione con i risultati. Dimmi Franco, dimmi. Alfonso, scusa un attimo, volevo giusto un inciso al presidente. Vai. Mauro Piccoli, indipendentemente da ciò, visto che siamo per anche in prossimità di Cervinara, di Grotta Cervinara, dove sarà una festa dello sport, lo ribadisco, perché c'è gemellaggio delle tifoserie, allenatore a Cervinara che Andrea Ceramella è conosciuto come uno di Cervinara, giocatori di Cervinara ce ne sono tre che hanno militato in Cervinara. Presidente, una sola cortesia, visto che la diretta non riusciamo a farla perché avete problemi di corrente sulla tribuna, da qui a 20 giorni vogliamo ripristinarla, almeno questa è l'unica cortesia che le chiedo. Ci proviamo, abbiamo enorme difficoltà allo stadio purtroppo, c'è da rifare un bel po' di cose, sperando che l'amministrazione ci assista in questo, sperando. Allora Franco, lanciamo l'appello in diretta all'amministrazione, bisogna avere la corrente contro il Cervinara, perché i tanti tifosi del Grotta che non vanno allo stadio, il Cervinara, che non saranno presenti al Romano, devono guardare la partita sui nostri canali social. Dunque appello lanciato anche in diretta per Patron Piccolo, promozione, prossimo turno. Cioè, risultati, ho sbagliato Emma, ti voglio bene, risultati da promozione, perdonami. Il San Vitaliano batte la Bellino 2-0, il Cronanuto invece goleata a mano calzati 1-1 Montesacchio Solofra, 1-3 del San Martino con il Castelpoto e 1-3 del Cimitile a Baiano, rinviate per Covid Montoro Bellizzi e Gesualdo Bisaccese. La classifica al volo, vai Emma che sei un leprotto questa sera. Cronanuto 46-43 il Solofra, 38 a Bellino e Cimitile, 33 Gesualdo, 27 Bellizzi a Montesacchio, 25 Castelpoto, 21 il Baiano, zona tranquillità. Poi la zona calda, San Vitaliano 19, Bisaccese 17, Montoro 14, Mano Calzati 10, San Martino 8, prossimo turno e chiudiamo il quadro, Montoro-Baiano, match salvezza, il Baiano potrebbe tirarsi fuori definitivamente a Montoro, Castelpoto Gesualdo, Bisaccese, Mano Calzati, anche qui scontro salvezza per granata del duo Gervasio Santoli contro quelli di Iandolo, Carotenuto Montesarchio, che partita, Avellinum San Martino, anche qui ultimissima chiamata per Parisio, Cimitile San Vitaliano, Cimitile match agevole sulla carta e Bellizzi, Irpino, Solofra. Franco, dicevi del Cimitile, ha un altro match sulla carta molto agevole, Galluccio, potrebbe trovarsi davvero lì il Cimitile. Ma io ho sempre puntato sul Cimitile, ma non perché ci puntavo, perché l'ho visto giocare, mi sono letto un pochino la storia. Ha un attacco importante che può fare la differenza, poi è un ambiente dove il calcio l'hanno fatto, lo conoscono a buoni livelli, ma indipendentemente da ciò, vedi il Caratenuto che ieri ha anche conquistato la semifinale di Coppa contro la Sarnese, è andata a contro Ercolanese. Sì, un gol di Allò, quindi di sicuramente. Allò. Però io ho detto due squadre, e mi puoi smentire se ho sbagliato, Montesarchio e Cimitile. Il Montesarchio lo ribadisco, lo dirò tutte le trasmissioni, con una società alle spalle non avrebbe sicuramente rubato nulla al campionato, perché si sarebbe trovato lì in vetta a duellare. Certamente l'ha dimostrato col Solofra, dove merita ampiamente la vittoria, da ciò che dicono le cronache, però il pari contro una squadra del genere è pur sempre. A Mugnano sarà diverso, perché Mugnano gioca in casa, con quei giocatori può vincere, e se vince secondo me se ne va. Del Gesualdo non ha giocato, però il Gesualdo non è morto, attenzione, non è morto sicuramente, la squadra sì, che se andrà a fare i playoff la farà vedere nera un pochino a tutti. Sono quindi, d'accordo, però Franco, mi sa che la forbice si stringe, a mio avviso si rischia di fare un playoff solo tra seconda e terza in questo campionato, perché se la Bellinum va a cedere e il Gesualdo non si ritrova, vince. Vabbè, e non vince, sì, però c'è il rischio secondo me di fare il play out solo seconda e terza, Frank, è un rischio concretissimo.
Sì, vabbè, ma terza piazza, ma Gesualdo lotterà per la terza piazza. Io spero di un playoff, seconda, quinta, terza, quarta, perché a me piace commentare più partite possibili. Quindi spero, Franco, che anche per noi addetti all'informazione, che ci sia un playoff ricco di suspense fino alla fine. Mauro Piccolo, caro tenuto, che sta volando in eccellenza insieme al Solofra, il massimo campionato regionale, potrebbe ritrovare una delle società più blasonate di Irpinia. Non ti chiedo per chi farà il tifo fino alla fine, però volevo fare i complimenti alla società di Bianco e al mister Francesco per l'impresa di ieri a Ercolano, perché vincere a Ercolano, Franco, è un'impresa anche in Coppa. Hanno giocato anche i top player ad Ercolano, quindi comunque ci sono i presupposti. Vai, Mauro. Non ho capito, Mauro. Ma puoi anche fare la domanda chi tifo? Ah, per chi tifi? Gesualdo. Per il Gesù, perché il comprensorio ufitano, hai ragione, vecchia volpe il patron giallo-rosso Mauro Piccolo, però si è esposto e noi siamo contenti, perché quando i nostri ospiti sono sinceri e schietti a noi fa piacere. Quindi il Grotta tifa Gesualdo, un gemellaggio in arrivo tra i presidenti, tra i patron, tra Vagnano e Mauro Piccolo. Ma Franco, Piccolo tifa Gesualdo, si è dichiarato ai Granata di Facchino, grande allenatore, nostro amico di Povere di Stelle. Secondo te alla fine chi la spunta per il primo posto, caro tenuto o il Solofra? Ma io onestamente avrei detto l'Avellino, purtroppo sono successe tante cose e non c'è, però io dico che alla fine la spunterà il caro tenuto. Ha giocatori importanti, ha una rosa di primo livello, giocatori che sono abituati a vincere, un pubblico che si è ricimentato con la vecchia guardia, quindi abituato a tornare a certi livelli. Però io dico che, attenzione, questo è un raggruppamento che le carte bollate potrebbero fare la differenza, perché ci sono tante cose tanti ricorsi che bollano, perché per dirlo, il San Martino non si arrenderà facilmente, perché ha delle, almeno da ciò che si dice, delle carte. Con la bisaccese, Franco, vero? Con la bisaccese. Almeno si dice che ha delle carte da presentare in procura, quindi sicuramente sarà un campionato dove il San Martino, che io ho sentito spesso il presidente, dice: noi siamo ultimi e sono d'accordo, però nemmeno dobbiamo essere defraudati, nemmeno dobbiamo essere buttati al vento. Oltretutto il presidente, che la gara con la bisaccese si recupera il 16 marzo. Di marzo, sì. Quindi diciamo, quando i giochi saranno già fatti. Diciamo che è un campionato bello, il Covid l'ha reso falsato per tanti aspetti, su questo il presidente Piccolo pure mi può dar ragione, perché io dico sempre che l'ultima finestra di mercato ha distrutto definitivamente il campionato, sia di eccellenza che di promozione. Però con la Franco, di dicembre, dimmi. Tu stai sposando questa tesi che io rispetto, però egoisticamente da questa finestra il Grotta ha preso Caio, ha preso Aquino, ha preso calciatori che adesso stanno portando il Grotta ai playoff, quindi presente Piccolo dalla finestra di mercato invece ne ha giovato a dicembre. A dicembre sono stati presi questi giocatori, la terza finestra l'abbiamo preso. Ok, chiedo scusa, solo Vasco è arrivato. Non aveva senso la terza finestra. Esatto, il presidente sposa la mia tesi, perché alla fine ha favorito solo le squadre grandi, le squadre di un certo, ha favorito. Vabbè, però Franco, allora facciamo l'esempio più vicino a casa tua. Il Cervinara ha preso Arciello, che ha portato già 6 punti. Però ha perso Bevi. Però ha portato Arciello, cioè. No, allora sul piatto oggi al Cervinara, e su questo il padrone mi chiede anche, il Cervinara ha preso Arciello, per carità. Però giocatori come Arciello, fortissimo, in rosa il Cervinara aveva già Russolillo, Pedrone, Sbordone. No, ma sono d'accordo. Aveva solo Befi, quindi tu non perdendo Befi hai la rete lì davanti e i gol li fai lo stesso. Io sono d'accordissimo con te. Un attaccante di ruolo con la Virtus Campania, a mio parere, ed è un parere di parte da presuntuoso, avrebbe fatto almeno 3 gol, garantito al Limone. Però Franco, tu mi hai detto, e siamo in chiusura, però, che il Cervinara stava guardando anche in D per gli svincolati, per una punta. Dovesse arrivare anche dagli svincolati. Ma gli svincolati ci sono fino ad aprile, non ci azzecca la finestra. La finestra è tutta da tu, con la finestra puoi prendere solo in prestito o definitivo. I trasferimenti. Gli svincolati ci sono sempre.
puoi fare solo il trasferimento, l'obbligo l'hanno messo per questo, non sì. hanno messo gli obbligo per gli svincolati. Gli svincolati li puoi prendere ancora oggi, c'è l'obbligo fino a fine marzo, puoi prendere gli svincolati. Non ci azzeccano gli svincolati con la finestra, anzi, il padron Mauro Piccolo me lo può dire tranquillamente. Gli svincolati sono un conto, la finestra che hanno aperto è tutt'altra cosa, ed è lì che hanno sbagliato, perché dovevano lasciare gli svincolati e basta. Quindi Mauro Piccolo, siamo in chiusura, mercato che ha falsato il campionato, la nuova finestra, secondo te? Certo, me ne sono convintissimo, sono d'accordissimo, perché così hanno rovinato comunque gli equilibri di qualsiasi squadra. Perché anche se tu sei a posto e vai a prendere un nuovo giocatore, quello che entra viene visto diversamente anche dai compagni quando arriva. Quindi a mercato, a dicembre, i ragazzi sono mentalizzati col mercato, adesso no. Le squadre sono mentalizzate col mercato, adesso no. Una finestra di una settimana, 10 giorni, non serve a niente. Grazie a questa bellissima chiosa finale, sempre sincera e schietta, quella del presidente, del patron, mi confondo sempre, Mauro Piccolo, patron del Grotta. Anche Franco Pitanillo è stato sempre esaustivo e mi ha anche ripreso, bravo Franco, quando si deve riprendere Alfonso Marrazzo si deve riprendere, perché ha sbagliato nella sua tesi. Ti ringrazio, mio fratello maggiore, quindi tieniti anche in caldo, perché poi ho una sorpresa per te nel privato e già puoi immaginare quale. Sei uno tra i primi della celebre lista che farò a breve, cose personali. Io vi ringrazio, perché è finita una bellissima puntata di Polvere di Stelle. Dimmi Franco. Non ho capito, esatto. Esatto, va bene, poi andremo a parlare nel dettaglio. Vabbè, quindi Mauro, se approfitti anche un regalino da Grotta non sarebbe male. Io saluto Mauro Piccolo, saluto Franco Pitanillo, con questa chiosa finale di simpatia si chiude questa bellissima puntata di Polvere di Stelle, che torna giovedì prossimo alle ore 21.